Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi ascoltiamo The Globe di Kid Yugi. Sapete quanto io straveda per questo ragazzo, tra l'altro credo di essere stato il primo a reactarlo, quindi mi prendo anche il mio flex. E poi effettivamente da lì in poi è stato tutto un gradino dopo l'altro e adesso è considerato da tutti, è spammato anche su S Magazine il migliore emergente italiano al momento. Probabilmente è uscito finalmente questo album per cui ero un botto in hype. E niente, io direi di partire subito dalla prima traccia che si chiama Ibris e vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale se non lo siete, mi raccomando, e vi consiglio di seguirmi su TikTok perché al momento sono più attivo lì che per esempio qui su YouTube. Detto questo, partiamo. Sono in giro con Cristine Astrusi, amici terroni, sono Vumicusi, massa fresa e spacciavo i tubi, non ho visto Gio, ho visto solo bulli, magazzinoni, trulli, Kid Yugi, pippavo troppo, ero pieno di mu, sto nel penale se scuggiono lui, c'ha delle liriche troppo forti, con tutti eravamo fratelli, poi siamo cresciuti, Ibris punto no Audi, faccio l'otto, bello il beat, sulle Claudi, Ludovico e Naudi, traumi, certo che traumi, Big Yugi, sto in giro con gli Apuli, bello, faccio pieno di tentacoli, vero terrone, sto tre ore a sud di Napoli, ma non mettiamo i semafori, fissiano gli atomi, l'odio contrae, mi rompe i metameri, devastante. In questa traccia credo che ci sia quello che più lo contraddistingue, secondo me è il suo punto di forza, cioè una potenza tecnica abbinata a una potenza lirica senza precedenti, perché secondo me in Italia è uno di quelli che poi scrive meglio, quindi da questo punto di vista c'ha una knowledge assurda. E tra l'altro alla fine del testo è anche spiegata per certi versi un po' la cover, queste strade sembrano teatri, so sipario non vuole abbassarsi, e infatti nella cover dell'album c'è lui che sta proprio in un teatro. Tanta roba ragazzi, andiamo con la seconda che è Kabuki. Beat in stile Lil Baby. Sembra inventato, sembra un documentary. Sopra gli illeciti stiamo su Felony. Voglio il baracco, non voglio quei Benjamin. Preferi triga, necromanzia, sto facendo witchcraft. Soldi su Wickermi, euro su Signal. Gia, magia, tirarti il prodotto non ti rende real. Sto con gli slack come in Metal Gear. Bello il beat. Sta vita un Kabuki, posso fare soldi ma non i minuti. L'accento di Taranto, il freddo di Brooklyn. Ci vedi di notte perché siamo incubi, trasparenti perché siamo spiriti. Damn. Uno perché siamo simili. Più io non ho fatto con i pisciaturi. Gang. Scoppiati diventano rookies. Esseri umani diventano pupi. Sull'MD sono slotti, miei G sono cuni. Oh. Per 15 lustri. Anche questo è una hit allucinante, era un singolo già uscito. E tra l'altro Kabuki è proprio una delle principali forme drammatiche del teatro giapponese. Quindi come potete vedere questa cosa del teatro c'entra un po' sempre. E credo che sia il concept su cui si basa tutto l'album. Andiamo con la terza canzone che è No Gimmick, però non ci sono i testi, vabbè. Questa vita è un teatro ma io non ho un personaggio, io sono un cazzo di virus e sono pronto al contagio. Sparirò nel silenzio lasciando tutti delusi, il dolore nella voce anche se me la detuni. Bello. No gimmick, io non interpreto niente. Bello il sound. Non fare finta di niente. Questa vita è un teatro però Kid Yugi è No Gimmick. Ho fatto cose a sei pacche, mi sono preso i miei rischi. 3P, gang, we rocking, trap, mi manca l'ossigeno. Bello il flow. Sono un terzo dell'odio che assimilo, ma sto muovendo massafra, dovrei essere il sindaco. Citazione a Lil Baby. Rispetto a ciò che sacrifico. Anche questa devo dire è molto carina. Iniziamo un attimo a cambiare le vibe perché a sto giro era un pochino più introspettiva la canzone. Mi è piaciuto molto il sound, tra l'altro in queste vesti non l'avevo mai sentito Yugi. Ancora una volta tanti riferimenti al teatro, quindi questa cosa mi piace perché mi fa capire anche che sia stato per certi versi un concept album o comunque qualcosa di ragionato. E io direi di andare con la quarta che è Gremlot. In giro Gremlo, scusami Yugi. No, dealings what's. Porto il commerciale anche se chiedono walks. In giro coi pitbull. Back in game coi miei dog. Let's go. Occhi nero corvino. Aspiro gas nervino. Prima avevo solo caos. Non hanno mai visto un piattino caldo graffiato. Sui santini col maccio. Teatro, ho scritto il disco di ancora una volta il teatro. L'ultima barra mi ha colpito perché Gremlo è stata forse uno dei suoi primi singoli estratti dall'album. E già da qui, cioè già dal primo singolo che è estratto, c'era questa cosa del teatro. Quindi è stata pensata anche a lungo. Vabbè, questa comunque è una delle sue canzoni più forti. Cioè, davvero, questo è proprio un missile assurdo. Andrei avanti con Young Trap 3. Ok. Sono in giro con i grezzi e con i crackhead. Young Trap, per crossarti non mi serve un marker, ma sa fra stabbers, farfalle e cutter. Entro nel rap game per imporre i miei asset. MDMA realtà sembra Disney Channel. Sono in giro con i grezzi e con i crackhead. Movimenti miri e
riempiono le tasche. Nulla da dire, regà, mi stanno piacendo tutte. Questa era Young Trap 3, che tra l'altro riprende una piccola serie sua, perché ci sono chiaramente anche la parte 1 e la parte 2, che però risalgono ad anni fa, a lavori precedenti. Quindi niente, bomba anche questa, ragazzi. Andiamo con Sturm und Grand, anche questo è un singolo uscito. Il flow grasso come Ganna, come Biggie, come Sushi, poi così DMT, 13 birre di Cocuzzi. Goodbye, coltello, farfalla, baby, per renderti un martire. Questura, sto illudendo la tua indagine. Lui e Kid Sub fanno veramente una bella coppia. Preferisco la draghera al tuo cazzo di sciroppo. Mi visto la merda che uccide andare a ruba come un drop drop. Alle 7 in quel locale stavano statua. Anche questa è devastante, come ho detto prima, singolo già uscito, a questo giro prodotto da Kid Sub, e secondo me lui insieme a Sub fa proprio una bella coppia. Ci sono già diverse canzoni su cui hanno collaborato, quindi bella così. Andrei avanti con Back and Forth con Kira. Mi trovi sopra il cazzo dei grind, bro. Damn. My man, Kid Yugi, il grande le boschi. Le senti come Heidi, la mia voce re shiny. Ops, come gonna try me, sono go boss come Reinhard Heydrich. Ok, boom. Sto in cielo come Luftwaffe. Questa non è musica, è una cicatrice in cuffia. Mi espando come muffa. Mamma mia, nulla. Spitto shit suburban, suburra, underdog Yakuza. Porto il commerciale, ho solo quello in catalogo. Questa secondo me è candidata ad essere una delle migliori dell'album, perché a questo giro si sono alternati nelle barre lui e Kira, che è un emergente, se vogliamo ancora definirlo così, romano, e ci sono andati davvero forti, ma proprio non saprei chi preferire, anzi mi hanno stupito come coppia, perché ho visto proprio un'intesa assurda e la canzone ne è uscita una hit, quindi poco da dire. Andiamo avanti con King Lear con Sosa Priority. Dio sì, no. Prima facevo il dettaglio, ora faccio due punti sul movimento che fa un altro. Io non faccio un cazzo. Fumo come un drago, caffio per fare clamor. Chiamo il cristiano sbagliato, finisce che ti portiamo. Io che ho visto padre in fila, ho visto solo padre in fila. Porto polvere da sparo ai padri degli amici mia. Viene del deserto, depressione subsahariana. Non lascio tracce, solo intrecci sul filo d'Arianna. Centro sul massacro, sto massafra me Somalia. Brucio la tua strada, su Dacia rubata. Come ho già detto, anche questo era un singolo uscito a questo giro con Sosa Priority, che è un altro ragazzo di Roma, però anche credo che sia rumeno, perché ha fatto una barra in rumeno. Vabbè, insomma, non lo so. Comunque, bella canzone. Boh, andrei avanti con la decima, che è Damn featuring Artifive e Tony Boy. Bitch, what up? Citazione a Piegif Nook. L'angelo della morte, l'infermiera di notte. Questa qua ti sembra pelle, ma a me sembra una body bag. Domenica mattina c'ho la faccia di un Cronenberg. Torno sotto sopra come un demogorgone. Devi pagarmi le cioffe, smetti di fare mosse. Avvenno drogo online, ste facimo l'e-commerce. Un chilo di fumo con sulla mano di Fatima. Mamma mia, mi sono preso la candida. La scopo piegata, mi si infiamma la sciatica. Duro 20 minuti, vengo e mi faccio una statua. Sta nel clash con il clan. Sono Anuel dove ha, quello parla vale in club, ma in una body bar. Questo swag mi puoi rigare alla macchina. Spero che non trovi il mio bro che si fa una riga in macchina. Prendi l'osso, 10 grammi addosso. Ho visto dei quadri sulle panette che esposto. A Dernia darà fastidio se cito ancora mia mamma. Sul palco okay. L'acqua la tocco e diventa santa. Allora, anche questa è devastante. Credo che finisca in top 3 dell'album, perché sono stati tutti e tre fortissimi. Tra l'altro un trio inedito che secondo me ha funzionato molto bene. La produzione a questo giro è di D.O.D. e secondo me anche questa è stata devastante, perché ha un sacco di influenze Detroit rap. Secondo me Yugi l'MVP, perché ha fatto comunque una strofa troppo troppo potente. Però bel ritornello di Arti e anche una bella seconda strofa di Tony Boy. Andiamo avanti con Paradise Now. Di me sono proud, cibo per vermi, sono nell'underground. Ok. Avevo solo caos, gio, paradise now. A me sono glad, mi sparo in bocca, divento una star. Non dormo okay. Perché sono un tag, poi sembra uno snack. Cacci gourmet, foto col flash, esce la morte sopra Google Ads. Sono vivo ma poi sarò cibo, muoio a 21 piangendo tantissimo. Mi sento in trappola dentro un digilock. Bella. Sono un king come l'air, come Saul. Sto sull'MD, vero mi esprime knock. Fattore wow, sangue sul tau, di me sono. Ringrazio l'esprit, posso vincere tre feels. Flow lit, no grease. Bello. Ancora una volta una
una sfumatura abbastanza introspettiva, visto molto sound alla Lil Baby, almeno nel ritornello mi ha dato un po' quelle sensazioni lì. Comunque in generale è fortissimo, una seconda strofa un po' più incazzata della prima. Ci stiamo avvicinando alla fine, quindi andrei con la penultima, che è Il Filmografo. Ah, sei distante, riesco lo stesso a sentirti piangere. Ok. Il freddo del tuo sangue, il caldo delle tue lacrime, perché l'amore è proprio come andare in tante. Bellissimo. Uno guarda già il futuro e l'altro gli guarda le spalle, brucia la pellicola ma il finale è immutabile, l'occhio del regista è ineluttabile. Baby, sono vita, e come video sono caduco, materia in un corpo, quindi mi sento saturo. Questo mi spaventa, ho il terrore della morte, perché è quello che mi spetta. Lo so che lei mi aspetta. Le emozioni che mi muovono io non le ho mai provate. Bella, regà, molto bella questa. Diciamo che forse è la canzone che si differenzia di più dalle altre, perché ha un beat totalmente diverso, molto semplice, molto rap, e lui appunto ci ha rappato, e a fare quello, secondo me, ripeto, è uno dei rapper più forti in Italia in questo momento. Come al solito la sua capacità di scrittura poi è devastante. Niente, a questo punto io finirei con Il Ferro di Chekhov, che è l'outro, cioè l'outro, è l'ultima canzone. Che Dio che antipidolo, Il Ferro di Chekhov non serve un sto con la morte e la vita in un triso, la droga mi parla, mi dice bellissimo. Ah, questo era lo snippet. Bello. Il vecchio gruppo era un gruppo sanguigno, pure se è sciolto perché c'era attrito. Ti voglio bene anche se mi hai tradito. Se passa l'angelo può farmi screenshot. Mi credevo profondo, mi chiamavo abisso, non lo vedevo manch'io. Che poi capace che miro e l'ho misso. L'autodistruzione era la mia mission. 5 saponette diventano un singolo. Tutta sta fisica ricorda sempre che striscio. Tu dammi del viscido, aiuti a morire come il bello. Rendimi un simbolo, rendi noto che precipito. Chi mamma mia, anticristo, finché mi abbandonano senza un addio. Finché mi critico dico fallito. Poco da dire, un outro devastante, ma proprio esplosiva tecnicamente, liricamente, a livello di vibes, perché era proprio adatta come outro. Io non so che dire, cioè secondo me questo album tranquillamente, tranquillamente a fine anno può rientrare nella, almeno la mia personale top 3 di album del rap italiano, perché no, non vedo il perché non metterlo. Cioè letteralmente ditemi un qualcosa che non c'è, che non vada in questo album, ve lo giuro, non trovo un difetto. Neanche uno, credetemi, neanche uno. A me è piaciuto un casino, regà. Non so a voi, ma secondo me sono 12 tracce di fuoco. Bravi feat, perché tutti comunque hanno detto la loro. Buone produzioni, molto adatte allo stile di Yugi. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto? L'avete ascoltato? Cosa ne pensate di Kid Yugi? Fatemi sapere tutto qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mi piace. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Qui sotto in descrizione trovate tutti i miei link. Mi raccomando l'account TikTok. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo. Slap. We'll be right back.